Gentili colleghi, presento adesso un altro caso di patologia del cuore sinistro che abbiamo messo qui nel cuore sinistro ipoplastico, ma che, come vedremo nel corso della nostra disquisizione, potrà poi essere invece anche oggetto di altre ipotesi diagnostiche. Il motivo per il quale ho voluto inserire qui questo caso è perché presenta alcuni dati che risultano, a mio giudizio, interessanti, e cioè il fatto che in realtà in questo caso la discrepanza biometrica tra le camere, tra la parte destra e la parte sinistra del cuore, è solo appena evidenziabile. Hai visto poc'anzi una sezione sinistra del cuore dove l'aorta era solo di poco di calibro inferiore alla norma. Vedi ancora una sezione, una proiezione delle quattro camere apicale in cui la differenza tra le dimensioni ventricolari è appena accennata. Tieni presente che ho voluto selezionare un caso in cui l'ecogenicità non è particolarmente favorevole, tutt'altro, proprio per mettere in risalto il fatto che in casi del genere, con pazienti non magre, pazienti obese e con quadri clinici soltanto di poco alterati, la diagnosi può essere molto molto difficile. Hai visto lì, mediante l'utilizzo del color Doppler, come la differenza di riempimento di sangue tra il ventricolo destro e il ventricolo sinistro fosse abbastanza marcata. Hai visto però anche che la mitrale funzionava bene. Hai visto prima che la velocità in aorta era ai limiti alti, ma non era una velocità francamente patologica. Ed ecco che, nel dubbio, andiamo a misurare il diametro telediastolico dei due ventricoli. E come avrai notato dalle dimensioni, la differenza c'è, siamo oltre il valore soglia, ma non è particolarmente marcato. Motivo per cui in realtà, quando noi parliamo della patologia del cuore sinistro, in particolare del cuore sinistro ipoplasico, non dobbiamo sempre e comunque immaginarci dei casi di gravità estrema, perché questi, la cui diagnosi, ribadisco, può essere anche estremamente complessa, può tranquillamente manifestarsi con forme lievi che possono anche sfuggire alla diagnosi. Ancora una volta, vedi che il rapporto tra polmonare e aorta è alterato, ma non di quanto ci si aspetterebbe pensando alla patologia del cuore sinistro ipoplasico. Qui si vede molto bene la polmonare con l'arco duttale, i ritorni venosi sistemici che sono assolutamente regolari, e infine ti dico che tale tipo di quadro può anche essere associato ad una coartazione dell'aorta. Ti dico che però purtroppo nel proseguo della gestazione questo feto ha sviluppato un cuore sinistro ipoplasico più severo di quello che vedi in queste immagini. Io vi ringrazio.